Piazza di Valdobbiadene, buonasera! Valdo TV in diretta streaming su Facebook e ovviamente in live qui per voi. Valdo TV 361, perché vi terrà compagnia per tutto l'anno più questo special, ecco perché 361 giorni all'anno, diciamo così, speciali proprio per voi, per raccontarvi i vari personaggi del nostro territorio e non solo, quindi interviste per scoprire cosa di bello c'è in giro. E ora, prima di introdurvi il nostro ospite in arte Snorky, un grande avventuriero, perché il tema della serata è il viaggio, vediamo che cos'è Valdo TV 361. Sigla. Ok, allora questa si presenta un'oretta intensa, perché adesso iniziamo con Flavio De Zorzi di Fonzaso, quindi nel bellunese, e dopodiché avremo dalle 6:30 in poi il secondo ospite del nostro appuntamento, che è Terenzio Gambin. Qui con noi sul palco abbiamo Katia e Paolo, voi li conoscete perché sono proprio di Valdobbiadene, il duo che ci terrà compagnia For Real. Ecco, questo è il nome del duo formato appunto da Kate e Paolo, che ci accompagneranno negli stacchi musicali. E ora veniamo al nostro ospite, Flavio, in arte Snorky. Partiamo subito dal capire perché, da dove deriva questo soprannome. È un nome che mi hanno dato gli amici ancora 15 anni fa in cantiere. E significa qualcosa in particolare oppure... Ma piaceva chiamarmi Snorky e tutti avevamo un soprannome in cantiere e mi hanno battezzato Snorky e da allora tutta Italia, anzi quasi tutto il mondo, mi conosce per Snorky, non per Flavio. Ecco, hai detto una cosa giusta, in tutto il mondo, e non è casuale. Tu da Fanzaso, con la tua mitica panda, sei un escursionista, un avventuriero del mondo. Cioè dovete sapere che lui veramente parte, sta via mesi in solitaria. Adesso scopriamo intanto che tipo di panda e due, da dove deriva, cioè a quando risale questa tua passione. Beh, questa passione è nata circa 4 anni fa, quando con pochi soldi in tasca ho acquistato un autoveicolo, una Fiat Panda 1100 di cilindrata, 2 ruote motrici, pagata 500 euro. Fantastico. E colore? Colore verde. Verde, ma verde bottiglia? Verde mare. Verde mare, quindi per la serie, anche se si sporca, poca paura. Verde mare come i mari che ha attraversato. E allora partiamo proprio da questi mari. Facci un esempio. Ma io con questa Panda... con pochi soldi in tasca, perché i soldi mi servivano per viaggiare, ho iniziato a viaggiare, piccoli viaggi qui in Europa, sono stato più volte in Inghilterra, sono stato in Irlanda, in Scozia, in vari paesi dell'Europa. E poi, visitando troppo l'Europa, vedo che il continente europeo per me era piccolo, volevo scoprire di più, viaggiare oltre i confini nostri europei conosciuti, che sono abbastanza di civiltà, ho voluto spingermi oltre l'Asia, raggiungere l'estremo oriente via terra con la mia Panda. Viaggio in solitaria. Io viaggio sempre e da solo. Allora, l'ultimo tuo ritorno a casa di quand'è? L'ultimo viaggio ho intrapreso era nel 2016, poi nel 2017 per vari motivi sono stato fermo. Nel 2016 sono partito da Fonzaso, ho attraversato tutta Europa, sono arrivato in Russia, ho attraversato tutta la Russia europea, varcato la Russia asiatica per raggiungere l'estremo oriente e raggiungere Tokyo nel cuore del Giappone. Tutto in Panda, fantastico. Ma come ci si prepara per un viaggio del genere? Allora, partiamo dal fatto, in famiglia c'è qualcun altro che è così, che ha questo spirito così avventuriero, oppure sei il primo? Che hai fratelli, sorelle, non lo so, magari ti sei ispirato a loro, oppure hai avuto questo... No, la mia ispirazione è stata così, una bella mattina mi sono svegliato, ho detto voglio iniziare a fare qualche viaggio, perché ho sempre pensato al lavoro, lavoro e lavoro, e ho voluto guardarmi attorno per scoprire il mondo
che ci circonda. Come ci si prepara per questo veramente tipo di avventura fuori dal comune? Cioè, innanzitutto, come prepari l'auto che ti dovrà comunque accompagnare per chilometri e chilometri? Soprattutto in caso di guasto, tu sapresti, cioè, come ti organizzi, ecco, in questo? Ma diciamo che l'organizzazione principale è avere le idee ben chiare di cosa si fa in giro per il mondo, perché, ripeto, l'Italia siamo tutti vicini, ci conosciamo, parliamo tutti la stessa lingua, e andare all'estero è un po' più difficile perché la diplomazia è diversa, le regole sono molto diverse, può capitare, come mi è successo molte volte, di cambiare l'inversione di marcia, cioè da destra a guidare a sinistra e quant'altro. L'organizzazione al di fuori dell'Europa è molto molto tosta, o si organizza una cosa bene o si sta a casa. Esatto. Quindi di conseguenza parto subito informandomi le regole locali, come è stato per la Russia, come è stato per la Corea, come è stato per il Giappone, capire le formalità burocratiche per entrare nel confine nello stato straniero. E più che altro la difficoltà più grande è mantenere la calma e la tranquillità, perché, come ripeto, io ho attraversato tutta la Russia, tutta la Siberia, sono arrivato in Estremo Oriente, attraversando la Siberia non è come qui che ogni 5-10 chilometri si trova una città. Lì, una città all'altra, le distanze sono notevoli. Sono 1500-2000 chilometri in mezzo al nulla totale. Qualche aneddoto particolare, dai, raccontaci magari proprio una tua disavventura, un caso in cui dici, caspita, adesso come ne esco? E quindi hai dovuto respirare a fondo e trovare una soluzione, perché appunto eri da solo in mezzo al nulla. Ma disavventure me ne sono successe molte, come tutti i viaggiatori, credo che qualcosa può sempre capitare, dal semplice furto di portafogli. Una volta, ricordo, nel 2014, problemi di documenti doganali, ero a Calais, sono stato, come si dice, arrestato, sono stato portato in ufficio immigrazione, sono rimasto lì un bel po' di ore e poi mi hanno lasciato andare. Poi è successo qualche volta si rompe la macchina, ma quello fa parte del gioco. Ad esempio in Giappone, anche lì ero in solitaria, nessuno parlava inglese, mi sono trovato con un'infezione alle vie respiratorie, ho dovuto fare un ricovero in ospedale vicino al Monte Fuji, 2 giorni di ospedale con una febbre altissima. E poi le disavventure sono molte, anche quando mi sono venuti a rubare in camera da letto mentre stavo dormendo in una sorta di albergo, in un motel, mi sono trovato senza soldi. Vediamo adesso, visto che ci hai portato anche 2 filmati, vediamone uno, così permettiamo anche al nostro pubblico di capire meglio con le immagini cosa vuol dire partire in solitaria e a trovarsi ad affrontare il mondo in panda. Prego. Partenza per la seconda tappa, direzione città. Attraversando piccoli villaggi nomadi, ancora in stile mongolo, spesso e volentieri mi imbatto in animali da pastorizia, i quali pascolano fra le strade. Possono diventare pericoli che si aggiungono alle tante insidie già presenti nel percorso, a cui devo prestare molta attenzione. La strada diventa sempre più faticosa e difficile da percorrere. In 8 ore ho fatto solo 200 chilometri. Lungo la strada non si trovano distributori né punti di ristoro. Niente autogrill siberiani stavolta, solo distese immense. La vista si perde tra la steppa, fra le buche, sterrati, caldo torrido e molta polvere. Un vero paradiso. Dopo aver lasciato gli ultimi villaggi a circa 10 km di distanza, noto una nube immensa alzarsi verso il cielo. Penso ad una comune cava di minerali nelle vicinanze ed invece... Qui, guidare nello sterrato è normale. L'unica via di comunicazione è una lunga pista su un terreno simile al deserto. Nel mezzo del traffico e avvolti dalla nube, che limita la visibilità, mi trovo di fronte alle ruspe. Mi capita di sentire il motore sforzare
e sprofondare gli assi della mia panda tra fango, sabbia e palude. Un viaggio questo che mette a dura prova il motore della mia panda e le mie capacità fisiche. In poche parole, impossibile, o quasi. Adesso vogliamo sapere se questa panda l'hai modificata un po' e soprattutto quanti chilometri hai macinato in questi quattro anni. In quattro anni ho viaggiato per tutta Europa e tutto il mondo per 80.000 chilometri. La macchina attualmente è abbastanza originale. Ripeto, attualmente, perché sto lavorando a delle modifiche per il nuovo viaggio che intraprenderò ad agosto 2018, dove attraverserò 10.000 chilometri di deserti, i deserti più caldi e più tosti del mondo. La macchina, diciamo che non ha grandi problemi, l'unica cosa che è da fare è una continua manutenzione, avere un occhio di riguardo. La macchina è molto affidabile, ne sono fiero, sono fortunato di avere questo autoveicolo e i costi sono irrisori. Se la macchina ci dà un po' di manutenzione non ha grandi problemi. Comunque l'ultimo viaggio, arrivare in Giappone, preciso, sono 16.000 chilometri Tokyo. Caspita, allora ricordiamo che siamo all'interno dell'antica fiera di San Gregorio, domani alle 11.30 ci sarà anche l'apertura ufficiale, noi stiamo attendendo anche l'assessore Tommaso Razzolini che ci ha promesso che ci verrà a trovare per un saluto qui sul palco. In attesa continuiamo il nostro viaggio assieme a Snorky, conosciuto così in tutto il mondo, e le sue avventure appunto in panda. Quando sei da solo? E macini questi chilometri, hai detto tu veramente lo fai anche per staccare dalla quotidianità. Qual è stata la tua più grande, diciamo, beneficio che hai tratto, la tua più grande riflessione, insomma, perché lo rifai? Ma diciamo che dai viaggi sono riuscito a scoprire la vera vita che viviamo tutti quanti. Stando in mezzo al popolo molto povero, soprattutto in mezzo ai siberiani, dove in certe situazioni non hanno nemmeno l'energia elettrica in casa e quant'altro, lì si vive un clima felice nella loro povertà. Felice perché non sono egoisti, non chiedono troppo, però hanno una ricchezza dentro di loro, che trasmettono veramente l'emozione di vivere la vita, di essere gioiosi, si svegliano la mattina e sono felici perché sorridono la vita, sorridono cercando di vivere quel giorno e di vedere un'altra alba. Questo per me è stato emozionante, perché i veri problemi della vita non è i soldi, ma vivere veramente su questa terra. Bellissimo pensiero. E vediamo ora, visto che ci hai portato qualche bel filmato da vedere, continuiamo con la visione di un'altra tua avventura. Magari dopo la commentiamo assieme. Accensione del motore, si parte. Vi aspettano 900 km tra sud. Qui le temperature superano i 40 gradi. Traffico e strade disagiate. Ma la marcia deve proseguire. Guidare in Russia non è semplice, anzi è a dir poco pericoloso. Auto che circolano senza dispositivi di illuminazione, con vetri rotti. E al volante si trovano spesso persone ubriache. E più volte rischio incidenti e frontali. Solo in tarda serata arrivo a Kazan, la capitale del Tatarstan, sul fiume Volga, che a colpo d'occhio mi ricorda Dubai con le sue luci che si rispecchiano sull'acqua. In realtà tu non parti proprio da solo, perché hai la compagnia della tua mitica panda e poi anche sei attrezzato per riprendere tappa dopo tappa. Ci vuoi parlare di questa tua ultima invenzione, diciamo così, questo tuo DVD che raccoglierà tutte queste tue missioni, ecco, all'estero, e dove lo potremo trovare e quando? Ma diciamo che il mio scopo di viaggiare è condividere la cosa. Ho voluto far sì nel mio ultimo viaggio che i miei occhi diventassero gli occhi di tutti.
munito di telecamere, ho ripreso il mio viaggio, le trasferte e tutto ciò che scoprivo all'interno delle città e tutto quello che mi capitava e quant'altro. Sono riuscito, con l'aiuto di un narratore, un famoso attore e doppiatore italiano, Roberto Montefusco, abbiamo creato una sorta di documentario intitolato Italia-Giappone ai confini del mondo. Di conseguenza, la durata è di 76 minuti, ho voluto fare dei DVD che, per chi è interessato, potrà acquistarli e vedrà il mondo come è fatto dall'Italia fino al Giappone. Tutto ciò che ho incontrato lungo strada, tutti i problemi che ho avuto, tutte le curiosità, perché molte persone magari non sanno com'è fatta la Russia, perché anch'io prima di partire non sapevo com'era fatta questa Russia, pensavo fosse ghiaccio, ci fosse neve, freddo, invece ho scoperto un mondo che non avrei mai immaginato, perché già quando guardavo il mappamondo per sapere che strada dovevo fare, lì non avrei mai immaginato di trovare certe situazioni, certe strade. E io sono riuscito a raccogliere tutte queste informazioni, tutte queste immagini, e ho creato questa sorta di documentario che in vari spezzoni molto leggeri vi ho illustrato qui mediante Valdo TV. Come ti stai preparando in questi mesi prima della tua prossima partenza? Ma diciamo che in questi giorni ero a Roma per parlare sia con la Farnesina che con le ambasciate, per avere le autorizzazioni per attraversare certi posti, non dico pericolosi, ma serve delle autorizzazioni, dei permessi per entrare a visitare certe cose che a mio piacere sono fantastiche, che non si vedono mai né in TV né quant'altro, e io voglio raccogliere delle immagini per illustrare al mondo come è fatto il mondo che ci circonda. Ti è mai capitato anche di intervistare, insomma, fare due chiacchiere con qualche persona incontrata lì? E soprattutto come ti mettevi in comunicazione? Ma diciamo che io non parlo tantissime lingue, riesco a masticare un po' di russo, perché dopo un mese che sei in Russia qualcosa capisci, almeno mangiare, dormire, benzina. La sopravvivenza. La minima sopravvivenza. Io parlo inglese, di conseguenza quando trovo una persona che parla inglese io chiedo tutto, da che vita fa, che lavoro fa, come si chiama, cosa fa, cosa non fa, tutto. Io voglio curiosare come è fatta la vita al di fuori di casa mia, perché sono una persona molto curiosa e voglio ampliare i miei confini. Beh dai, faccio un esempio. Una persona che ti ha colpito, una storia che ti ha colpito più di tutte le altre. Ma una storia che mi ha colpito molto è stato a Vladivostok, nell'estremo oriente russo. Una sera parlavo con una ragazza che lavorava in una reception di un hotel dove alloggiavo. Avevo chiesto quanti soldi prende al mese, perché la mia curiosità era l'economia prima di tutto. E mi ha risposto che in euro sono 400 euro, lavorando circa 240 ore al mese. E gli ho risposto che mediamente un operaio italiano arriva a 1200-1300 euro. E lei mi fa: ma prendete molti soldi, siete ricchi in Italia, guardi. Io ho attraversato tutta la Russia, ho fatto 11.000 chilometri di Russia e ho speso 300 euro di benzina, perché autostrade non esistono, c'è solo la benzina che costa veramente poco. Però se io facessi la stessa strada, gli stessi chilometri in Italia, mi costerebbero 1.600 euro. Quindi una sua busta paga da 400 euro avanza 100 euro dopo aver fatto 10.000 chilometri russi. Invece noi in Italia, con 10.000 chilometri italiani e la nostra busta paga, bisogna aggiungere un'altra settimana di lavoro per effettuare questi chilometri. Quindi il paragone era abbastanza tosto, insomma, anche per i russi. Cioè, non hanno i soldi per la benzina, perché hanno la macchina, ma non hanno l'assicurazione, non possono cambiare una lampadina, non possono fargli la benzina, devono andare a lavorare anche a piedi. Cioè, le situazioni in giro per il mondo sono veramente critiche. E di conseguenza queste informazioni mi danno un po' di cultura, riesco a capire come vivono, perché la situazione anche di certe persone che non hanno l'energia elettrica in casa veramente è tragica. Volevo chiederti se
Sicuramente qua avrai già acquisito qualche nuovo fan. Ti volesse seguire sul web, dove ti può trovare? Soprattutto se volesse scoprire, avvicinarsi ancora di più a questi tuoi viaggi. Diciamo che io ho due portali. Ho un portale web che è il www.worldpandaexpedition.com e ho un portale social Facebook che è World Panda Expedition. E adesso direi che siamo arrivati proprio alle battute finali, insomma, di questa nostra chiacchierata. Volevo chiederti se vuoi lanciare un messaggio, perché ne hai acquisita di esperienze in giro per il mondo, ne hai viste di persone. Come dicevi tu, sei proprio in continua ricerca di una vita più semplice, migliore, più felice sostanzialmente. Quindi ci vuoi salutare raccontandoci proprio l'ultimo aneddoto, magari portandoci, ecco, in un tuo viaggio ideale a ritroso? Io viaggio, il mio viaggio ha un motto: viaggio per scoprire chi siamo e dove siamo. E voglio anche annunciare che quest'anno, come avevo parlato un attimo prima, farò un nuovo viaggio che sarà in Centro Asia e Medio Oriente. Attraverserò l'Ucraina, andrò a Chernobyl a visitare la città fantasma di Pripyat, entrerò in Russia, attraverserò di nuovo un po' di Russia, Kazakistan, andrò a visitare il lago d'Aral, lì girerò un documentario dove questo lago entro il 2024-2030 è stimata la sua estinzione totale perché si sta prosciugando. Poi andrò direttamente sugli altopiani kirghizi a scoprire la vita delle persone che vivono di pastorizia e dormono all'interno delle loro yurta, dove non esiste città, non esiste nulla. Poi mi ritornerò per l'Uzbekistan, andrò a scoprire l'impero di Tamerlano. Se riesco a ottenere i permessi di transito, attraverserò il Turkmenistan, passando per la porta dell'inferno. Dal Turkmenistan, tutto l'Iran, Teheran, dove ho una coppia di iraniani che mi aspetta, dove farò una visita alla città, andrò a vedere la loro cultura e quant'altro dello Stato, insomma, e poi farò rientro a casa. Quindi sarà molto difficile che tu possa connetterti con il mondo, perché se parti così in solitaria con una panda è anche molto improbabile che tu abbia voglia di, come si può dire, rimanere in costante contatto con i social. Quindi sicuramente ci racconterai questa tua avventura in un futuro documentario, ma anche un aggiornamento del tuo sito web e del tuo canale social al tuo ritorno, giusto? Sì, perché mantenere costante le pagine social e quant'altro mi risulta molto difficile, perché durante le mie trasferte, le trasferte sono molto lunghe e guido anche 20 ore. E molte volte non ho nemmeno campo né internet né né ricezione del telefono satellitare, quindi quando posso io aggiorno sempre le pagine e però, in conclusione, si vedrà qualche filmato e per gli appassionati io vendo i miei DVD, mi rientro un po' di spese, cerco di coprirmi un po' i viaggi, insomma. E allora invitiamo tutti a seguire le tue avventure in panda su World Panda Expedition Snorky All Over the World. Grazie infinite, grazie. In bocca al lupo e ritorneremo, perché no, a parlarne proprio qui a Valdo. E ora, per questo breve stacco tra un ospite e l'altro, Katia e Paolo, For Real. Any familiar faces, worn out places, being early for the daily racing, going nowhere, going nowhere. Diatis and feel a bradley glasses, no expression, no expression. He might don't wanna draw my sorrow, not tomorrow, not tomorrow. And I find it hard to find the sun. I'm dreaming with my Danny, are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world.
Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel our world, every child should see them listen, see them listen. Went to school, I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lessons. Look right through me, look right through me. And I finally had a funny, I finally had a son. The dreaming which my Danny are the best I ever had. I finally had to tell you, I finally had to take. When people run in circle, it's a very, very mad world. Ho due microfoni, quindi è difficile scegliere, ma con quale parlare ovviamente. Però adesso, come anticipato prima, abbiamo un gradito ospite per i saluti istituzionali, che è l'assessore Tommaso Razzolini, assessore al turismo del comune di Valdobbiadene, che ci ospita in questa meravigliosa piazza. Buonasera, benvenuto, le passo subito, ecco qui il microfono, grazie. E grazie della sua presenza. Io prima, poche ore fa, ero in giuria assieme all'assessore Geronazzo e eravamo proprio in giuria al concorso del gelato al Prosecco Superiore, un avvenimento importantissimo la cui premiazione avverrà domani in concomitanza dell'apertura ufficiale dell'antica fiera. Questa importante fiera ormai è conosciuta veramente in tutto il mondo. Vogliamo magari svelare qualche altra sorpresa di domani mattina alle 11.30 di questa, insomma, cosa ci si aspetta? Quali sono soprattutto a livello turistico le aspettative di presenze e anche di novità di quest'anno? Beh, diciamo che proprio oggi riflettevo sull'aspetto anche turistico e identitario di questa fiera, nel senso che ho proprio capito che la nostra identità, l'agricoltura, l'enogastronomia è proprio la chiave di lettura poi dell'internazionalità. È successo che ieri, mettendo anche su Facebook alcune foto della fiera, dell'allestimento, me la sono trovata poi oggi su un post di un ristorante giapponese dove si diceva appunto, ecco, questo è Valdobbiadene, queste sono le colline del Prosecco Superiore e questo è un posto bellissimo del Veneto dove venire, dove andare a vivere, dove si mangia bene, ecco, quindi la nostra forte identità legata al territorio, ai nostri prodotti, ci fa sicuramente fare la differenza e ci apre anche a livello internazionale e ci riconosce appunto sull'aspetto turistico. E quindi questo è sicuramente importante. È importante avere questa fiera che valorizza questi aspetti, appunto, continua ad andare in questo verso. Bisogna essere sicuramente innovativi, bisogna essere aggiornati e mai di scordarsi appunto la propria provenienza e quindi continuare in questa direzione, sicuramente molto importante per fare un miglioramento, diciamo, del nostro territorio. A livello turistico Valdobbiadene è sempre stato in crescita in questi ultimi anni, in questi 10 anni siamo addirittura cresciuti del 98% a livello di presenze turistiche. Questo vuol dire che piace, bisogna sempre di più adeguarsi e strutturarsi nell'accoglienza turistica e valorizzare le nostre nicchie locali, che non è solo il Prosecco Superiore, questo è un punto di forza, però poi vanno sviluppate tutte le varie opportunità che qui oggi sono presenti anche in Piazza Marconi, il DPPL, le malghe, tutti i nostri prodotti molto importanti e che i turisti sanno molto apprezzare, magari che neanche non si aspettano perché arrivano qua a bere un bicchiere di vino e poi trovano in realtà il mondo anche a livello enogastronomico, e quindi questo è molto importante. Eccellenza sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto anche una grande fede, crederci sempre nel proprio prodotto, nella propria cultura, nelle proprie radici. E soprattutto oggi ci troviamo qui in piazza, il numeroso pubblico lo conferma, ma sta piovigginando e noi siamo a parlare del territorio, quindi è veramente un atto di fede proprio nell'antica fiera, ma in tutto quello che rappresenta Valdobbiadene.
bisogna, alla fine speriamo che, nonostante le varie previsioni, ma le previsioni sono fatte apposta per essere smentite, quindi noi esatto. siamo ben fiduciosi che domani sia una bella giornata e anche lunedì, ecco, quindi bisogna sempre avere lo spirito positivo. Questa sera poi ci sarà una band qui sul palco, ci sarà anche il coro Valdobbiadene in chiesa San Gregorio, quindi è importante, ecco, se volete essere presenti, se non qui, magari per di là, noi vi aspettiamo, gli eventi ci sono. E quindi buona sagra, buona fiera a tutti voi e grazie della presenza. E ricordiamo anche che ci sono veramente tantissimi eventi collaterali all'antica fiera di San Gregorio, che verrà inaugurata proprio domani mattina alle 11.30. Quindi noi ringraziamo ancora tantissimo l'assessore Tommaso Razzolini della sua presenza e del suo saluto così di inaugurale di questo talk show di Valdo TV, e in bocca al lupo ovviamente per tutti gli avvenimenti qui a Valdobbiadene. Grazie a voi e grazie a Valdo TV. Grazie, di nuovo. E ora arriva, è bello sentire qualcuno che mi aiuta. Allora, oggi abbiamo due ospiti importantissimi, Snorky, che abbiamo appena scoperto le sue avventure in panda nel mondo, e adesso invece da quel di Moriago della Battaglia abbiamo il famosissimo Terenzio Gambin. Allora, Terenzio Gambin è conosciutissimo, sarà anche coadiuvato dalla sua spalla destra Maurizio Contessotto. Ciao intanto, ben ritrovato. Io lo conosco molto bene perché in quel di Moriago della Battaglia, nella casa del musichiere, si tiene un festival annuale e ovviamente lui è uno degli ospiti che annualmente si esibiscono in concerto. Concerto non è una parola detta a caso, proprio perché Terenzio Gambin assieme a Maurizio Contessotto sono i custodi del dialetto di Mosnigo per la precisione, ma soprattutto i custodi della tradizione, delle nostre origini. Questa sera il tema di Valdo TV è il viaggio, ma si può viaggiare in molti modi, fisicamente come abbiamo visto con l'ospite precedente, oppure riscoprendo, narrando chi di viaggi con la valigia di cartone ne ha fatti in cerca di una vita migliore, lasciando il proprio paese e per poi, nei casi più fortunati, ritornandoci. E questo viaggio noi lo facciamo proprio con questi due artisti, poeti, dialettali, veramente unici. Terenzio Gambin. Buonasera. E cioè, dobbiamo leggere, dobbiamo fare un'intervista, non lo so. Il viaggio. Io propongo, prima di fare il viaggio dell'immigrante, un viaggio un po' all'indietro, tornare a metà degli anni 60 e vedere un po' com'era la vita, e poi magari da là partire, vedere un po' il cambiamento che c'è stato un attimo, e poi magari fare un po' il viaggio dell'immigrante. Allora, questo è un palcoscenico che offre la possibilità e piacere nostro anche di ascoltare quello, la forma di spettacolo, cioè il vostro modo di narrare fatti veramente accaduti, perché voi prendete spunto dalla realtà. Quindi partiamo sì dal ritorno, quindi facciamo un nostro viaggio al contrario. Sì, io... partiamo da colui che è tornato a casa. Ok, vale. Mi metti un po' in difficoltà perché io racconto dell'emigrazione, ma non mi sono mai mosso da Mosnigo. Io racconto i viaggi che facevano i miei parenti, gli zii, mio papà che andava via stagionale. Potremmo partire da là, se vuoi, della valigia di cartone, che quella sì tornava ogni volta, però io non andavo via, ecco. Se vuoi cominciamo da là, ecco. Direi proprio di sì. Perché nel frattempo che vi preparate, ci tengo a ricordare che sia Terenzio che Maurizio hanno veramente raccolto le testimonianze dei propri amici, parenti in casa, in questo caso del papà, insomma di tutti coloro che veramente partivano e tornavano in cerca di fortuna. E adesso loro ci racconteranno in forma di poesia, cantata in dialetto, rigorosamente, questo viaggio
questo viaggio attraverso la storia. Ovviamente questi racconti di vita loro li hanno trasformati in canzoni. Partiamo dal titolo. Allora, aspetta perché c'è la luce, ecco così. Sì, è tutto live in diretta, quindi non Maurizio... è stato preparato nulla, quindi anche sì. Sotto la pioggerellina che infatti ci fa crescere, come nulla. Si suol dire. Ecco. Non per correggere la Vesna. I racconti sì, sono tutti in dialetto. Le canzoni, alcune sono in dialetto, altre sono in italiano. Giusto, perché non tutti sì, magari esatto, sì, esatto, sono sì. Abituati, la qui parte, abbiamo anche un pubblico la internazionale. La parte raccontata è sempre in dialetto. Nel dialetto praticamente uguale qua, nel dialetto di Mosnigo. Ecco, Maurizio, come sei tu? Il bello della diretta è che nulla è stato preconfezionato. Ma dai, parlaci un po' di te, Terenzio. Allora, cioè, sei di Mosnigo di Moriago, così, della battaglia. Così, Maurizio, sì. E sì. Perché hai deciso proprio di diventare custode della tradizione? Allora, io non avrei mai immaginato di ritrovarmi in una situazione come questa, non pensavo neanche di mettermi a raccontare quella che era stata la vita dei nostri paesini di campagna. Fino a una certa età pensavo solo al lavoro, alla famiglia, a giocare a calcio, ho giocato anche qua a Valdobbiadene. Poi improvvisamente mi è venuta voglia di scrivere. E intanto ho pensato subito di scrivere in dialetto, perché avendo fatto solo le scuole dell'obbligo non mi sentivo, non avevo la padronanza dell'italiano, cioè se nell'italiano ci sono 1000 parole, io ne so 100. E ho pensato subito di scrivere in dialetto. E ho pensato di scrivere al presente, non mi ricordo che se fea, no. Ho pensato, cioè io sono il Tosatel di una volta, tutti i racconti sono al presente. Torniamo indietro, quello è il viaggio che ti dicevo prima, il viaggio all'indietro che proponiamo noi. Siamo sempre a metà anni 60. E allora descrivo il paese, il mio rapporto col paese, descrivo il papà, la mamma, i lavori sui campi, a pescare, tutte quelle cose là. E se vogliamo partire dall'emigrazione, questa qua è la storia di mio papà che appunto faceva in 8-9 mesi in Svizzera, poi tornava e poi ripartiva. E siamo proprio a questo punto, deve ripartire. Me pupà, quant che odie quella valise de carton, verda, coi canton de fer, rudeni e maron. Non vuoi neanche pensare che un paio di mesi fa l'ho vista volentieri. E me pupà da sotto le robe, la tira fuori la cicolata per noi altri e un scartozzetto in cartà pulito per me mamma. Ma perché domani mattina me puparo a tornare in Svizzera? Perché allo da assarne qua noi altri soi e me mamma è da sola? Ma perché qua i muratori ali da pagarli con pide un piente il cul che conviene più andare a lavorare lontan da casa, lontan dal calore della famiglia, lontan da stare insieme attorno a Natola? Dovrei essere usato a vedermi mamma parecciar quella valise. Perché so che mio papà pide tanto può restare a lavorare qua da rente e essere a casa tutte le sere o star via tutta la settimana e tornare per la domenica. Mami, ogni volta che viene ora di partire per la Svizzera, sta Svizzera la me parlo so onde e stai male a saperlo così distante. Non dorme di notte per pensare a lui, a quando che era pipicinin, vanti che nascesse mia sorella. E dormisente let grant in mezzo a lui e a mia mamma. Le somman grosse da murador, piene di tai e di crepe dalla malta e dal freddo. Le mie carezie pian i cavei e le spalle, fino a farmi venire i grigioi. E le mie pare slisse e molesine fra le mie. Intanto, e le contea con la sua voce calma e buona la storia di Pitin e Pitele che indea a Nosele. O quella del barba succon che... Sono qua in te se c'era, fichete sotto, fichete sotto. Sono qua sull'ultimo scalino della scala, fichete sotto, fichete sotto. Sono qua sulla porta della camera, fichete sotto, fichete sotto.
sono qua a bassi pie. Fichete sotto, fichete sotto. E mi fichi sotto. E tutte le volte le bonde aver paura. E mi strucchi su per lui, finché non mi indormenze solo alla sua panza. Non son bonde ci a far son. E volerie che non venisse pido man mattina. Pensi a quant' bon che lei e a quanche che vuoi ben. Non mi ricordo aver mai ci a fa una passata a me pupà. Né mi né me fradei. Neanche dopo vergen combinà una de grossa. Le de corbon. E spes la anca le man sbusare. E ne ha comprà la televisione co qua a Mosnigo la che n'era sol che in te li ostarie. E neanche su tutte. E a mia mamma gli acciò una macchina a puntare a corrente, ultimo modello, che l'ha anche il zigzag. Alla festa, con lei a casa, e gli viene su da mia nonna con gelati e caramelle per tutti, fioi e nevodi, senza desmentegarsi mai di nessuno. L'ha un difetto, che piace bever qualche goto di vin, e qualche volta gli beve anche qualche dun di pin, ma le buon lo stesso. Mia mamma la che brava, ma lui la basa e la struca e gli dis parole d'amor. Poi si attacca solo alla tola con il suo pacchetto trinciato e de cartine a far su le sigarette pal di dopo. Un colpo de man, una leccadina e una cica drio che altra e l'impianis la scatola del tabacco. E poi va sul led pacifico, senza tormentar nessuno. Sente d'orighe calde corrermi dopo le masselle e fermarsi sul cuscino. E allora, per non farmi sentire a snianfar dai miei fratelli, provo a pensare ai scherzi che gli fa alle amiche di mia mamma. E gli molla due le gomme delle biciclette in tanche loro le drio a ciacolare. E gli tacca do tre sas bei grossi dentro in tele sport e piccate in tel manubrio. E mi manca da ridere a pensarmi di quella volta al mar. Varò avu sie anni e sende a quindese di do a Jesolo in tena casa dei contadini. Una festa. Me pupà le venisse a catarne, e anche se non sapeva novar, l'enda dentro in tell'acqua alta, finché non la sa fora sol che la testa. E tu su un colpo ci ha messo a urlare, guardè, guardè cose che ho già fa. E intanto il veniva verso il fora, che se vedeva che strassinea qualcosa di pesante. Noi altri dal sabion, se pensea a chissà che pes, e invece, per una gamba, la strassina fora un porcel. Un porcel morte durfa un bacalà. E mi, per due o tre dì, ho pensato che solo che mio pupà era stato buon di ciappare un porcel dentro in tel mar. E così pianin me perde via, finché non me cate in dormenza. Domani mattina a buon'ora mio pupà il partisarà senza che noi altri se incordone. E magari per non demissiarne o per non vederne piander, e ne manderà un vaso dalla porta della camera, anche se invece il volaria struccarne. Ma forse anche per non farne vedere le due lacrime che caido. Sì, perché mi pensi sempre e sol a quanto mi mancherà e a quanto che mancherà a mia mamma. Ma noi altri, quanto mancaroni a lui, è sicuro tal compagno e forse anche a depì. Allora che in ogni bettola messi ballano tutti al suono della baiana. Vien da lontano un canto così accorato. È un minatore bruno laggiù emigrato. La sua canzone sembra di un esiliato. Cielo di stelle, cielo colore del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare, portami in sogno verso la patria mia, portale un cuore che muore di nostalgia. Thank you.
nella miniera è tutto un bagliore di fiamme. Piangono bimbi, spose, sorelle, mamme. Ma un tratto il minatore dal volto bruno dice agli accorsi: se è titubante ognuno, io solo andrò laggiù che non ho nessuno. E nella notte un grido solleva i cuori. Mamma, son salvi, tornano i minatori. Manca soltanto quello dal volto bruno. Ma per salvare lui non c'è nessuno. Maurizio Contessotto alla chitarra, all'armonica, bocca, e ovviamente Terenzio Gambin voce. Allora, quando vi siete formati come duo e soprattutto cos'è stato il fattore scatenante che ha fatto sì che abbiate scelto il dialetto per raccontare il passato? Beh, parli sulla mia lingua madre che mi sente piameato e anche qui che ascolta i capis meglio. E se sono conoscenti da sempre perché sono tutti due a Mosnigo, tutti due del 54. Sono anche secondi cugini, vabbè. Dopo però Maurizio... Troppo, avete giocato cugini. In casa, dai! Maurizio ha 6 anni con la famiglia è andato, è emigrato, visto che siamo in tema di viaggio. È emigrato a Visnadello. Lui ha sempre avuto la passione della musica, io del calcio. E dopo quando mi sono ritrovato con queste cose qua, con questi spettacoli così di lettura e di canti, per un po' ho fatto con un coro, però conciliare il coro 14-15 persone si fa sempre fatica, e invece trovare le date con lui è stato più semplice. Dopo abbiamo questa affinità, apparteniamo alla stessa generazione, abbiamo tanti vi idee capite in comune, quando parlate insomma. In dialetto ci capi- anche se lui dice che se mi dice l'ho preso del posto dove sono andato. Cosa ci fate sentire adesso? Anche perché i tempi sono brevi, noi gli spettacoli che proponiamo durano 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti. Sono così. Solo degli assaggi, questo è uno infatti. Una delle cose che mi piace di più parlare è il cambiamento. Il cambiamento che c'è stato negli ultimi 50 anni. E questa è la metafora. Il progresso a Mosnigo è arrivato nel 1966. E adesso capirai perché. E poi Maurizio, se c'è il tempo, farà una canzone che fa vedere la differenza tra i bambini di oggi e i bambini di ieri. Prego. E lei la storia di un aggeggio che una volta l'era indispensabile, l'era sotto il letto, il servizio. Lei la storia del bocal da notte. Lei l'inverno del 66 e non varie mai pensare, ho visto sparire il bocal da notte. Me pupà. Dato che del mestiere fa il murador, e gaccia pa' entro di una quindicina di dì di brut tempo che non è andata a lavorare, per parecchiare un po' la nostra casa. E da una camera vuota e mai d'operava, la tira fuori una cameretta per me fratello più vecchio e un bagno. Ma un bagno di quei veri? Vero, fa quei che niente gli ospedai. Che ne tu, non manca niente. La vasca, il lavandin, il specchio, il scaldabagno, le piastrelle su per i muri, e il bidet che tutti lo mette nessuno sa cosa che l'è, e difatti noi altri lo avevamo sempre d'operà per anni per lavarsi i pie, e che comodi che se sta sentato di noi in te quel che abbassi in te il cortivo e il ciamone in te una maniera, cesso, ma che quassù l'ha un nome strambo, vater, che chissà il sarà tedesco? Par belle, bel, non posso dir de no, ma l'è un lusso che il par quasi fin da strani per una casa vecchia fa la nostra e pastiani. Manca sto quale un dei segni del suo progresso, che ormai è il cor sempre più fis. E se porta via il sepolis tanti arte,
che il pare è che fosse sempre stati qua e che non si varie mai pensare di poter che far de manco. E invece un bel dì, in due o quattro, e vi entrate in un canton e desmentegati là. E il bagno nuovo e si apporta via il boccal da notte. Con sta comodità de fuori della porta non lo corre più e dopo tanti anni di servizio l'è andato in pensione. Non è che mi dispiace, anzi, è che l'ho sempre visto tutte le sere sotto il letto a bassi pie e quasi ogni notte ho avuto bisogno di lui. Qualche volta più dalla son che dalla pressa, l'ho fatta più sul tappeto che non entro. E una volta a dugare a cucinare come fra lei, con una peada l'ora e baltà, e le ho anche acciappate per colpa sua. Beh, al manco son contento per me mamma, che non la pida portare a basso tutti i boccai ogni mattina, revessarli sulla corte, lavarli, resentarli e poi tornarli portar su e tornare a taccarli sotto il letto a bassi pie. Sicuro però che tu varie credeste, ma non mi varie mai passare per la testa che il boccal da notte e sarie finì in soffitta a ciappare la giossa sotto ai cop quando che il piof. Coi piedi scalzi non si vede più, girar pa' i campi come che fiumi, correr che trio a rista che va, che amagna il tempo bevendo serenità, a sbaruffarsi come desgraziai, maiete onte se non ci scorderai, la sera in tola a schivar qualche schiaffon, poi sotto querte aspettar per passo con. Una volta bastava una storia contata dal nonno, che se ci abbia solo, che se ci abbia solo. Vien da pensare a veder sti tosa tei, sigar par niente come che fai storrei, cresciu io plasmo un pediatra e paneton, ciucciando il latte dalla televisione, che i disevoio di spes che par piacer, e la PlayStation è un nuovo mestiere, giorna intiere coi occhi impetai, sta la Lacroft che non l'amore mai. Una volta bastava la storia contata dal nonno, che se c'è per solo, che se c'è per solo. E gli anni passa e in mai ha un brito in, e gli assa firma sulla scorza del destino. Sto can che sbaglia, non le pilistes, tutte le mie fiacche veo dove che le sta mes. Una volta bastava una storia contata dal nonno, e se c'è più sonno, e se c'è più sonno. Maurizio Contessotto e Terenzio Gambini. E ora siamo veramente alle battute finali, quindi io chiamo qui sul palco tutti i nostri ospiti. Ovviamente invito Maurizio Contessotto e Terenzio Gambini a rimanere qui e invece a raggiungerci Flavio De Zorzi in arte Snorchi, il mitico avventuriero in Panda, e dopodiché coloro i musicisti di Valdobbiadene, il duo formato da Katia e Paolo, che invito a raggiungerci, che prima ci hanno tenuto compagnia con le loro note.
e dopo, ma venite qui, non siate timidi, perché qui è tutto rigorosamente in diretta. Infatti, vedete, mi sono attrezzata, grazie alla regia, di un foglietto per non dimenticarmi, ovviamente, chi ringraziare. Allora, ovviamente i nostri ospiti e tutto lo staff di Valdo TV che ha organizzato questo talk show che si intitola Valdo TV 361 ed è veramente una bellissima avventura organizzata in modo temerario, quasi sotto la pioggia, che fa molto scena, in realtà c'erano due goccette, poca roba, però è stato bello veramente sfidare anche il tempo. Prego, venite qui con noi, proprio qui al centro. E dopodiché ringraziamo Soundcheck per l'audio e i nostri sponsor che sono Giro Nordic, Five Ferramenta e il Bar Roma. Dopo ovviamente un ringraziamento a coloro che ci hanno permesso di essere qui, in primis Mauro Antonello per lo spazio concesso all'interno di questa straordinaria manifestazione che è l'antica fiera di San Gregorio. Il comune di Valdobbiadene, abbiamo avuto prima anche la gradita presenza dell'assessore Razzolini che è venuto a trovarci, a darci un sostegno, una parola di benvenuto. E ovviamente, che dire, grazie a voi che siete rimasti anche voi sotto la pioggerellina, il freddo, però speriamo di avervi tenuti compagnia dandovi anche qualche notizia in più, ecco, se non altro su questi viaggi in panda spettacolari da seguire, in arte snorchi, seguitelo, Flavio De Zorzi sul web, e i cantori da filò, diciamo così, coloro che mantengono vivo il ricordo, la tradizione, le nostre radici, i poeti, artisti dialettali, ricordo ancora una volta Terenzio Gambin e Maurizio Contessotto, che ricordatevi questi nomi perché loro tengono molto spesso degli spettacoli, dei concerti. Qui abbiamo solo avuto un piccolo assaggio, però in realtà i loro spettacoli, vi assicuro, perché li ho visti, ero tante volte tra il pubblico e commuovono, proprio perché sono, trasportano dei valori, delle emozioni che ci appartengono, veramente. Io ringrazio ancora tutto lo staff di Valdo TV e che dire, buon proseguimento dell'antica fiera di San Gregorio a tutti voi e alla prossima diretta di Valdo TV 361. Grazie ancora a tutti voi e buona serata. I am hope and told your story about way. I did life for drifting, waiting for the day. When I take your hand and see you someday, before you say, come lay with the love me, I'm born sure to stay. But I feel I'm grown older, and the sound of a sound echoing in the distance.